Allora, l'idea nasce da Valentina De Paolis, una grande appassionata di letteratura, grande appassionata di Oscar Wilde, che un giorno dice: senti, facciamo un qualche cosa su Oscar Wilde. Allora, dice: no, guarda, c'è il Fantasma di Canterbury, che è una bellissima storia. Noi abbiamo stravolto tutto quanto, abbiamo preso questa storiella piccola. E abbiamo aggiunto personaggi, abbiamo aggiunto vicende, l'abbiamo tramutata in qualcosa di grande, di epico, di drammatico e anche di tragico. Canterville il musico, sì, una versione concertistica, almeno come era annunciato un po' nei primissimi, diciamo, comunicati. Poi in realtà abbiamo fatto un vero e proprio allestimento scenico, è una chiave concertistica dal punto di vista, diciamo, corale sicuramente, perché abbiamo un coro di 60 persone in scena. Ogni personaggio, almeno i personaggi principali, hanno il loro motivo principale che poi viene elaborato in più versioni a secondo delle vicende che si susseguono. Quello è il punto di partenza, poi si gioca intrecciando i motivi nei vari anche corali. Sono appunto i due registri dello spettacolo, c'è la parte, diciamo, allegra, solare, anche comica per l'apporto di alcuni personaggi. L'altra parte, quella praticamente drammatica, emozionante, commovente. La presenza di entrambi esalta l'uno e l'altro, quindi praticamente dopo una sana risata, dopo un alleggerimento, dopo una distensione, diciamo, del pubblico, il momento emozionante, il momento drammatico ha la possibilità di penetrare, di arrivare in maniera molto più forte.